in questo percorso che soprattutto negli ultimi tempi non è di facilissima attuazione, ma noi ce la mettiamo tutta anche perché abbiamo la fortuna di rappresentare tanti mondi economici e quindi di portare all'interno del comitato vari punti di vista e varie realtà dei settori economici che ciascuna di noi rappresenta. Non voglio allungare oltre questa mia presentazione. Non vi presenterò tutte le colleghe perché abbiamo deciso che ciascuna di noi porterà un contributo nella presentazione del nuovo progetto e quindi ci presenteremo l'una con l'altra a seguire nella presa della parola. Solo un'ultima cosa. Ribadisco il fatto che siamo veramente molto molto felici di poter dar vita a una nuova esperienza formativa, a un nuovo percorso a sostegno delle donne, delle tante donne che ci seguono già e di quelle che speriamo potranno aderire a questo nuovo progetto, perché da qualche anno sempre più stiamo perseguendo lo scopo per il quale esistiamo attraverso la possibilità di sostenere le imprenditrici a tutto tondo, in maniera molto concreta e auspicando sempre la possibilità di essere efficaci in questo sostegno e nel creare sempre di più anche una relazione con le imprenditrici e tra le imprenditrici. Quindi non solo la donna imprenditrice, ma la donna e non solo la donna da sola, ma la donna in rete. Rispetto a questa premessa, passo la parola a Giuliana Biagiotti, alla collega che all'interno del comitato rappresenta il credito. Grazie e buona presentazione a tutti. Buongiorno, scusate, ho visto un messaggio di Michela che forse voleva intervenire qualcuno. Se no, procedo con il mio intervento. Allora, prima di lasciare la parola poi alle altre componenti del comitato, è necessaria una premessa per questo progetto. L'emergenza sanitaria che ci ha colpito a livello globale e che purtroppo non è ancora finita, ha messo a dura prova gli imprenditori e le imprenditrici italiane, obbligandoli necessariamente a sperimentare differenti modalità di lavoro, organizzative e commerciali. Anche le imprenditrici piacentine hanno dovuto e saputo ricercare nuovi percorsi di autorealizzazione e autodeterminazione, mettendosi in gioco per realizzare il loro potenziale e quello delle loro aziende. Il nostro comitato, in tempo di lockdown, ha raccolto i bisogni, le esigenze e le proposte attraverso una rilevazione via web, a cui sono seguiti due webinar di approfondimento, da cui è emersa la necessità di favorire la creazione di nuove progettualità per le imprese, a partire proprio dall'esperienza fatta nel periodo di emergenza sanitaria, allenando la capacità di innovare, di generare nuove e diverse modalità di offerta di prodotti e servizi, di comunicare all'esterno e all'interno dell'organizzazione attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie. In questi anni, come comitato, abbiamo principalmente proposto progetti riguardanti il lavoro personale sull'empowerment femminile. Il comitato, in questo nuovo progetto, intende invece spostare il focus sull'impresa, finalizzando il percorso di empowerment professionale. Vogliamo dare quindi al contempo sostegno alla valorizzazione delle risorse personali dell'imprenditrice, oltre ad individuare e valorizzare le risorse e le potenzialità dell'impresa. Era una premessa indispensabile e adesso passo la parola, credo a Federica, è giusto?
Sì. Federica, ecco, che rappresenta, adesso Federica si presenta da sola perché mi sto impaperando. Buongiorno a tutti, sono Federica Bussandre, rappresento il settore dell'artigianato. Il mio compito è quello di raccontarvi gli obiettivi di un disegno di impresa che parte da una cultura orientata al positivo, che crea quindi un collegamento anche con tutti i percorsi precedenti che il comitato ha organizzato, per continuare a pensare, fare ed essere positive. Gli obiettivi sono quelli di raggiungere dei nuovi traguardi, sia personali che professionali, comunicare in modo efficace e convincente il core business dell'impresa e gestire le relazioni con i clienti e i collaboratori. Come? Immaginiamo di fornire alle imprenditrici una vera e propria cassetta degli attrezzi, quindi degli strumenti tecnici e concreti per ripensare la propria impresa. Questo permetterà un riconoscimento dei propri talenti, dei propri valori e delle proprie passioni che potranno essere utilizzate per meglio diventare innovative. L'approccio sarà di tipo attivo ed esperienziale, che è quello che caratterizza da sempre i percorsi proposti dal comitato. Per entrare ora nel vivo del progetto e quindi dei vari moduli, passo la parola a Susanna Fumi, che è la rappresentante della categoria agricoltura. Grazie.